In occasione del mese vocazionale della diocesi, abbiamo chiesto a Ilaria come sta realizzando il sogno di Dio nella sua vocazione di laica impegnata nel servizio agli altri. Ciao, sono Ilaria, ho 27 anni e sono uno dei capi scout del gruppo Montepulciano 1. In particolare, mi occupo delle attività con ragazzi dai 12 ai 16 anni e, per farla breve, li aiuto a vivere avventure all'aria aperta ad oltrepassare i loro limiti. Sembra fantastico, non è vero? Non è facile spiegare il mondo scout a chi scout non è. Io sono molto gelosa di questo spazio che è da sempre solo mio. Non ho mai avuto familiari o amici stretti che condividessero con me questa esperienza. Ma questo mi ha dato la possibilità di aprirmi totalmente ad un'avventura in solitaria, che a pensarci bene in solitaria non è mai stata, perché da subito ho trovato dei compagni di strada straordinari. Spesso le persone non ti capiscono o ti guardano come uno sciocco. Un po' li capisco, ma purtroppo, come diciamo sempre noi, non sanno che si perdono. Nel mio caso, il gioco dello scoutismo è iniziato 19 anni fa, quando un volantino consegnato a scuola mi suggerì che forse c'era una realtà da scoprire che poteva essere perfetta per me. Sono sempre stata una ragazzina timida e insicura e nella vita ho spesso faticato a trovare il mio posto. Da subito invece ho sentito di appartenere a quella realtà e sono cresciuta e diventata una donna anche grazie a questo mondo fatto di pantaloncini, di mani sporche di terra e di sorrisi formidabili. È un mondo veramente speciale, fidatevi. Da bambino, lo scoutismo ti insegna a giocare insieme agli altri e ad avere le tue piccole prime responsabilità. Da adolescente, ti insegna ad essere autonomo e ad avere gli strumenti per affrontare le sfide quotidiane. Da ragazzo ti insegna ad essere un buon cittadino e a servire l'altro. La potenza educativa dello scoutismo è unica. Basti pensare che in un mondo dove i ragazzi sono bombardati di attività programmate e già predisposte, noi chiediamo loro: che cosa volete fare? Beh, pensateci, buttate giù la vostra idea e noi vi aiutiamo a realizzarla. Li aiutiamo ad imparare a scegliere, in sostanza. Arriva un momento, alla fine del percorso scout da ragazzo, che si chiama partenza, in cui si deve scegliere chi si vuole essere e dove si vuole andare con il proprio servizio. Ripenso spesso a quando scelsi di diventare capo, ma in realtà non c'è stato un momento particolare, anzi, per me fu il naturale proseguimento della mia strada e l'unico modo che avevo per sdebitarmi di quanto i miei capi avevano fatto con me da ragazzina. A pensarci ora, più grande e consapevole, quella scelta fatta a 20 anni è stata la mia vocazione. Ed è bellissimo pensare che la vita avesse in serbo per me qualcosa di così stimolante, divertente e appagante come fare l'educatore. Proprio io, che non sapevo neanche chi fossi, adesso sono un riferimento per dei ragazzi. O almeno ci provo, via. Non è sempre facile, le responsabilità sono tante e il tempo sottratto alla propria vita privata è molto. Ma nel profondo sento davvero di essere parte di un grande piano, in cui aiuto dei ragazzi a crescere e a trovare gli strumenti per affrontare il mondo. La vita scout mi ha arricchito in un modo difficile da spiegare a chi non l'ho mai sperimentato. Ricordo gli eventi regionali e gli amici che ritrovi dopo anni in giro per altre città. Ricordo la mia prima rotta a piedi e il dolore degli scarponi. Ma anche la mano tesa del mio capoclan che mi diceva di non mollare. Ricordo l'evento internazionale in Finlandia dove posso dire di aver trovato la mia migliore amica. Ricordo le lacrime alla fine del campo di formazione per capi, quando la vita tra quelle tende mi sembrava molto più facile di quella a casa e non sarei più voluta andare via. Se ho dato io qualcosa allo scoutismo e ai miei ragazzi, lo spero davvero. Vorrei tanto comunicare loro la passione, l'entusiasmo e la bellezza che c'è nel dedicare il proprio tempo agli altri, con attenzione e gratuità. Vorrei fargli capire che possono davvero scegliere come vogliono essere e come usare il proprio tempo. Vorrei fargli capire che le avventure più grandi sono quelle vissute intensamente, con dei compagni di strada che condividono con te il peso dello zaino. Spero di essere un bravo testimone e spero di riuscire ad arricchire i sentieri dei miei ragazzi, come è stato fatto con me qualche anno fa. Una volta i miei capi mi chiesero se avessi mai visto Dio. Così, sbam, domanda a bruciapelo. Io risposi dicendo che per me Dio c'era sempre, quando insieme con la chitarra si provavano i canti per la messa. Noi, gruppo Montepulciano 1, famosi per le nostre scadenti prestazioni canore, proprio così. Eppure, io Dio l'ho sempre visto in momenti come questo: nella sera intorno al fuoco, nel ragazzo che cerca conforto nel compagno, nella fatica del fare strada insieme, nella voglia di stare con gli altri, senza sovrastrutture o convenzioni sociali, nel clima di amore e accoglienza che permea questo mondo. Vi auguro davvero di trovare la vostra vocazione come io ho trovato la mia. Buona strada!